Ciao a tutti, sono Antonio Oliver. Oggi il nostro argomento, regole di etichetta a tavola. È molto importante sapere i modi giusti quando andiamo a mangiare fuori, ristoranti, a un matrimonio, una festa, eccetera. Parliamo delle regole in tavola. Allora, mi ricordo bene che ancora molto giovane sono andato con una mia amica a una festa e non sapevo come comportarmi, anche perché era un buffet e pensavo, oddio, adesso cosa faccio? Allora cosa ho fatto? Osservavo le persone come si muovevano, andavo lì a prendere da mangiare e così ho fatto anche io. Mai mettere il gomito a tavola, quel che si appoggia sono i polsi. Tenta tenere il massimo possibile i gomiti al corpo. Attenti alle terribili ali. Ricordatevi che state mangiando e non preparandovi a volare. Sono molto sgradevoli per chi sta a fianco. Al sedersi, mettere il tovagliolo sulle cosce senza aprirlo totalmente. Dopo averlo usato, appoggiatelo a fianco del piatto, mai ripiegarlo. Usa il tovagliolo di forma delicata, mai strofinarsi. Non reggere bicchiere o tazzine col mignolo alzato. Non si appoggiano le posate sul tavolo. Se necessario, appoggiarle sul lato superiore del piatto. La forchetta va appoggiata con il dente rivolti verso il basso. Caso cada la forchetta o coltello o qualsiasi altra cosa a terra, non agitarti. Certamente l'anfitrione provvederà immediatamente a riporle. Quando finisci di mangiare, mai incrociare le posate. Cerca di metterle una accanto all'altra. Non piegarti sul piatto. Non sei tu che devi andare al piatto, ma sì la forchetta che va portata alla tua bocca. Non parlare con la bocca piena, mastica con la bocca chiusa. Se percepisci che mancano delle posate, bicchieri o altri oggetti da tavola, non commentare a riguardo con gli invitati, non è elegante. Non soffiare sulla zuppa e per la grazia di Dio non fare nessun rumore mentre mangi. Serviti lentamente e porta il cucchiaio alla bocca. Attenti ai commentari che si fanno a tavola. Mai commentare cosa è di tuo gusto o cosa non lo è. Non è bello. Attenzione alla conversazione che suggerisci o inizi a tavola. Richieresti di creare delle polemiche. Usate in modo giusto e elegante perché etichetta è fondamentale come una bella presentazione in tutti i modi. Il modo di vestirsi, anche come comportarsi, è come un biglietto da visita. Alla prossima, un bacio a tutti.